Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal Giappone. Stavolta mettetevi comodi perché il video è un po' più lungo del solito. Infatti vi porterò a scoprire quello che ai miei occhi è il paradiso terrestre, attraverso i posti più belli da visitare a Kyoto: Arashiyama, Ginkaku-ji, Kinkaku-ji e Sentiero del Filosofo. Infine, rimanete con me fino all'ultimo ragazzi perché vi svelerò il luogo del prossimo video, un posto a dir poco surreale. Stamattina colazione al Family Mart, bombolone 1, com'è? Pinto. Però è buono almeno? Io ne ho preso uno più piccolo. Sempre il cioccolato. Ci ha preso tipo un... Sembra un pangoccioli. Gigante. Gigante. È più morbido. Buongiorno a tutti, abbiamo fatto colazione, siamo in metro e stiamo andando alla foresta di bambù di Arashiyama. Oggi siamo in giallino. Giallini tutti e due e morti di sonno tutti e due. A dopo. Siamo arrivati nella zona di Arashiyama, quella per intenderci con la foresta dei bambù. La zona è molto tranquilla, è una zona periferica qui di Kyoto. E questa zona è tutta circondata dalle montagne piene di alberi, quindi con la foresta. Zona molto tranquilla, tutta la parte abitata con le piccole vie e le casette antiche. Veramente bellissimo. E arriviamo subito. La cosa che ci sembrava strana, ma che in effetti risulta vera, è che Kyoto è veramente dispersiva, ma nel senso che le cose da vedere sono un po' all'estremità ovest, un po' all'estremità est, un po' all'estremità sud-est e un po' all'estremità sud-ovest, quindi devi per forza prendere i mezzi. Ragazzi, se riusciamo nel nostro intento, venendo qui prestissimo, sarebbe una cosa meravigliosa. Spero che girato l'angolo non ci sia un esercito di cinesi e spagnoli e coreani che invada tutto il percorso. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare con poca gente. Per non trovare proprio nessuno saremmo dovuti venire veramente alle 6. Però, cioè, guardate che c'è qua. C'è un silenzio pazzesco. Vedendo vari video su YouTube, sono sempre persone che rimpiangono il fatto di essere venuti tardi. Perché effettivamente nei video che ho visto c'è il panico di gente. Mi sto in silenzio un attimo, così capite. Come sempre, chi sono quelli che fanno casino? I cinesi. Questa tossisce da 10 minuti, tipo. Una delle cose più belle di questo posto, secondo me, è la luce del sole che filtra attraverso i bambù. E quindi vengono foto meravigliose. E anche star qui, camminare, è bellissimo perché ti godi il silenzio, le poche persone che ci sono, il fresco. Finora non ne avevamo incontrato qui in Giappone. Lei vuole le scimmie. Che dobbiamo fare? Io la porto nei posti bellissimi e le vuole le scimmie, ma vabbè. Siamo entrati in un altro sito patrimonio dell'UNESCO, che è il tempio di Tenryuji. E ora vediamo com'è. Se ieri pensavamo di essere in una delle zone più belle di Kyoto, non dico che ci sbagliavamo perché quella è bellissima, ma anche qui ragazzi è un posto meraviglioso. C'è una tranquillità pazzesca. Secondo Giada ci saranno dei ryokan meravigliosi. E insomma, ora vi faccio vedere qua com'è tutta la zona. Vorremmo farci tutti i templi, però già per esempio in quello di prima abbiamo visto solamente i giardini e non siamo entrati al tempio. Ora vediamo che cosa ci facciamo, decideremo proprio sul momento. Ah,
Allora, tutto deciso, con la foresta qui dietro, tranquillità, perfetto, questo lato proprio, una bella zona residenziale, di periferia, tranquilla, serena. Amo, chiedi quanto costa, la compriamo? Ah, a posto. Contatta, salvati il numero di telefono. Sto facendo una salita atomica per andare a vedere le scimmie. Niente, ci aspettavamo che fossero in gabbia, invece alla fine siamo noi quelli in gabbia e loro sono libere, controllate. Cioè, più che altro gli addetti alla sicurezza controllano noi uomini, non le scimmie. E guardate che graziosa questa tipa. Guardate che graziosa lei. Comunque ne è valsa la pena, speriamo che qua non ci assaltano. Pensavamo che fossero chiuse le scimmie, invece alla fine quelli chiusi eravamo noi per un certo tratto. E insomma, esperienza graziosa. Non è che dovete venirci per forza, però se vi piacciono le scimmie, come piacciono a Giada, che anche a me in parte, veniteci. È proprio Arashiyama, fate il ponte quello diciamo famoso che in questo momento non mi ricordo e poi salite questa montagna che vi trovate davanti, ma tanto ci sono le indicazioni. Capite il senso per cui noi scendiamo presto la mattina soprattutto per queste cose? Perché c'è il casino e qui poco fa, come avete visto, non c'era nessuno. Lawson, seconda colazione. Certo che Kyoto ti stordisce, perché guardate qua, queste sono tutte le linee autobus, comprese quelle delle metro e dei treni, perché comunque Kyoto ha tutte le cose da vedere sparse un po' qua, un po' qua, un po' qua, un po' qua, un po' qua. Esatto, ora stiamo andando al Kinkakuji, che è lì sopra. Prendere l'autobus qui a Kyoto potrebbe un po' spiazzarvi, però alla fine è solamente apparenza, perché una volta che salite capite subito come si fa. In pratica salite e non pagate niente. Quando scendete avete un'uscita obbligatoria dove inserite le monete. Se non avete i soldi precisi vi dà il resto, la stessa macchinetta all'interno dell'autobus, e il gioco è fatto. L'unica è capire nel complesso sistema delle linee di autobus di Kyoto quale autobus dovete prendere. Allora, avevo molte aspettative su questo tempio, molte, moltissime, e nemmeno il tempo di entrare che ti trovi davanti questa roba qua. Giano, mi sa che hai ragione. Provano a tirarli là. Solo che c'è pendenza. E finiscono qua. Vai. Sono un po' tirca. Vai. Non serve a niente. Lo vuoi? Sì. Abbiamo preso qualche oretta di pausa. Ci siamo catapultati dalla parte estrema ovest, non me lo so parlare più, alla parte est. Abbiamo fatto un giro allucinante. Ora siamo diretti al cammino del filosofo. Sentiero del filosofo, scusate qua, la filosofa. E siamo diretti come meta finale al Jinkakuji, perché quello che abbiamo visto prima era il Kinkakuji. Wilkinson ti può accompagnare durante il cammino del filosofo, il sentiero del filosofo. Fondamentalmente è Brioschi. Prendi una Brioschi prima del sentiero del filosofo. Ti devono assumere amo per le campagne di marketing.
momento grattatella. Momento ghiacciolino. È ghiaccio grattugiato con il succo del mango, in questo caso c'è anche il tè matcha con i pezzettini di frutta ghiacciata. Queste due zone periferiche di Tokyo, quindi quella estremo orientale ed estremo occidentale, sono veramente bellissime. Lo so che lo dico sempre, lo so. Veramente si respira quello che è il vero Giappone, secondo me, quello meno urbano, insomma. Kitaro Nishida, prima metà del Novecento, usava fare le sue passeggiate di un chilometro e mezzo circa per questo sentiero che costeggia le montagne. È diventato località turistica. Vediamo un po' com'è. E il cammino inizia proprio da qui. Quelli sono tutti alberi di ciliegio. Peccato. La ciogiadina. Peccato che non siamo nel periodo della fioritura del ciliegio, perché secondo me sarebbe stato ancora più emozionante. Cioè, questi abitano qua. Fermatevi due secondi e provate a immaginare che cosa vuol dire abitare in questa situazione qua, con questo silenzio, interrotto solo da qualche passante, qualche rara macchina che serve agli abitanti del posto quando non usano la bicicletta. Passeggiata finita, siamo arrivati alle soglie del Jinkaku-ji. Siamo abbastanza stanchi, mi sa che dalle nostre facce si può già capire chiaramente. Questi giardini, ragazzi, guardate come è modellata la sabbia, che segue un percorso fino al Jinkaku-ji, che è il tempio d'argento, cioè il padiglione d'argento, nonostante non sia d'argento. In Giappone la perfezione sta nei dettagli, ragazzi. Ci sono cose qui, in questi giardini, coi laghetti tutti curati, che sono tipicamente giapponesi. Ma stiamo scherzando? Ma si può arrivare a questi livelli? Chiamate i vigili. Amo, chiama i vigili. Cioè, così. Cioè, vedi se è normale. Ragazzi, cosa c'è di più bello di mangiare guardando programmi trash della TV giapponese? Sushi del combini insieme a giadina con birra Sapporo. Sera eravamo troppo stanchi. Domani forse ce ne andiamo a Tottori, forse. Però insomma, vediamo. E questo qui, ragazzi, è il mar del Giappone.